uscì un anno, no, più di 2 anni fa, uno screenshot finto del mio Twitter dove dicevo che ero gay, che ero, volevo dirlo al mondo, e chiamò mia nonna da Napoli, ma sì, vecchio, no, nonno, non so chi ha scritto. Assolutamente sì. Inizio dal primo o dall'ultimo? Voilà, capelli. Perché ho fatto questi video tutorial, ero fissato con i capelli, mi dava gusto, pensavo che ci fosse un'arte dietro ad aggiustare il capello, e andavo a fare questi video tutorial, e mesi su YouTube erano fatti malissimo. Altezza, giustamente, perché dalle foto non si percepisce, sono 1,83 m. Instagram è la piattaforma dove vivo, no, più di 6 milioni di followers, sì. Penso che la maggior parte sono americani e brasiliani. Shop. Qualche anno fa ho fondato un e-commerce. Mi piaceva l'idea di non solo suggerire moda ai ragazzi che mi seguivano, ma anche dargli la possibilità di comprarla, perché se no era un po' fine a se stesso quello che facevo. Blog. Yeah. Dove tutto è cominciato. Quando è cominciato? Quando sono tornato da New York, perché io ho studiato un anno e mezzo lì, e mentre tornavo, mi ricordo, in aereo, pensavo: cavolo, adesso mi apro un blog che parla di cinema, perché mi piaceva il cinema, di moda perché ci lavoravo, comunque mi dava da mangiare, facevo qualche servizio fotografico, e apri questo blog parlando di cinema e postando dei lavori che facevo, backstage o capi di abbigliamento che vedevo dai vari marchi con cui lavoravo. Da piccolo. ero piccolo biondino, c'avevo un capello fino a qua, c'avevo proprio la frangiona lunga. Outing. Uscì un anno, no, più di 2 anni fa, uno screenshot finto del mio Twitter dove dicevo che ero gay, che volevo dirlo al mondo, e chiamò mia nonna da Napoli, ma sì, vecchio, no, nonno, non so chi ha scritto. Niente. Tatuaggi, nemmeno uno. Mi piacciono tanto, ma non ho mai fatto un tatuaggio. E arrivaglio. Selfie. Ho partecipato lo scorso anno alla trasmissione, sì. La televisione non mi è mai interessata. Ho fatto però selfie perché si trattava di usare soldi della redazione per aiutare persone. Poi la seconda edizione, sinceramente, non me la sono sentita. Perché il cachet era troppo basso. No, credo che queste siano solamente dicerie che sono state messe in giro, ma. Non era quello il problema. Quello che mi piace molto a me è la recitazione. Mi piacerebbe farla, mi piacerebbe lavorare nel cinema, ma mi rendo conto di non essere preparato, mi rendo conto di che non c'è forse lo spazio che cerco. Un figlio. Sì, ma ne voglio un figlio che si chiama Nathan Leone. Sicuramente più impegnativo. Mi porta a viaggiare un pochino di meno. È veramente uno strazio quando poi, soprattutto adesso, comincia a farti da così, quando devi uscire di casa, dici: ma perché no? Voglio stare a casa. Mariano Di Vaglio ha fratelli. Sì, ho una sorella, si chiama Ilaria. Mariano Di Vaglio ha la barba, no. Fatto uomini e donne, no? Questa è una cosa che... Nulla in contrario. Mi dà fastidio perché quella sicuramente sarebbe stata una scorciatoia, tra virgolette, cioè partecipare a un programma che poi ti dà notorietà. Invece no, io sono contento di quello che ho fatto e ne vado fiero. Di Vaglio è inglese, no, perché abbiamo detto che sono italiano. Di Vaglio è francese, no. Napoletano, sì. Beh, comunque ho 50% sangue napoletano, mi sento molto napoletano. Di Vaglio è sardo, no. Sposato, sì, sono sposato, Eleonora Brunacci, mia moglie, sono sposati da 2 anni fra qualche giorno. Mariano Di Vaglio come è diventato famoso? Instagram è stato quello che mi ha fatto rendere conto, sicuramente. Ero con un mio amico, andiamo al Pitti. Ti giuro, entro al Pitti dopo 12 metri. Oh, Mariano, ma sei col tuo blog? Vado avanti. Un altro. Oh, Mariano, posso fare una foto? Oh, Mariano, ti seguo su Instagram. Mariano Di Vaglio, come fare capelli? Un'altra volta. Basta, andatevi a guardare i video su YouTube. Mariano Di Vaglio, come contattarlo. Allora, io abito in via della... Forse il posto dove sono più interattivo è il blog. Di Vaglio, quanto pesa? Ora come ora penso 81 kg, una cosa del genere. Di Vaglio, quanto? Quanti anni? 28 anni.
9 maggio 1989. Marina Di Vaglio quanto guadagna? Diciamo che quello che ho creato, l'azienda, va parecchio più in su di quello che mi sarei mai immaginato di guadagnare nella vita. Un saluto a tutti i ragazzi di Fanpage. Ciao, aggiù!